Grazie, buonasera a tutte e a tutti anche da parte mia, da parte del coro. Abbiamo voluto iniziare con un Padre Nostro in lingua cimbra, un Padre Nostro che ha origine nel vicino comune di Chiaragnolo, nel comune Amico. Abbiamo da qualche anno instaurato un bel rapporto con questa realtà proprio che affianca la nostra valle, e abbiamo voluto iniziare così, con le parole del Padre Nostro. Siamo nella casa del Signore, questa sera sentirete alcune canzoni che ci porteranno, cercheranno di portarci in argomenti anche forse un po' delicati, un po' scomodi, a volte un po' tristi, in mezzo a tanta allegria e a tanta gioia che il Natale sa regalarci. Andiamo avanti subito con un canto natalizio, si intitola O Mistero. O Mistero di Marco Maiero è tutta l'energia, tutto il ritmo, tutta la gioia che sanno regalare queste giornate che non devono rimanere isolate all'interno della nostra vita, isolate all'interno della nostra comunità, ma dobbiamo riuscire a fare in modo che Natale sia ogni giorno. O Mistero, Marco Maiero. O mistero di notte di cielo, ora fredda che rintocca, canto d'angeli scocciati dal cielo, sul sentiero della grotta. Notte santa al gaia di amore cielo, sorriso di Gesù bambinello. Notte santa di amore cielo, tu rivedi il mistero più bello, San Giuseppe Maria e Maria l'asinello, il sorriso di Gesù bambinello. Che rintocca stella chiara di cristallo di cielo, a Betlemme sulla grotta. Notte santa d'aria, di amore cielo, tu rivedi il mistero più bello, San Giuseppe Maria e Maria l'asinello, il sorriso di Gesù bambinello. Notte santa d'aria, di amore cielo, tu rivedi il mistero più bello, San Giuseppe Maria e Maria l'asinello, il sorriso di Gesù bambinello. Era da poco finita la Seconda Guerra Mondiale, era il Natale del 1946 e Carlo Geminiani dalle prigioni, dalla galera, scriveva una lettera verso casa, una lettera ai propri cari, una lettera di auguri, una lettera di speranza, e questa lettera iniziava così: le stelle in cielo passano piano piano e nelle case scure ancora se sono. Queste parole, dopo qualche decennio, sono arrivate alla penna, al cuore di Beppe De Marzi, e è nata Piccola Canta di Natale, uno dei canti per noi più belli da cantare in questo periodo. Piccola Canta di Natale. Thank you.
e nelle case scure ancor se sogna, che se soltanto sveglia una zampogna, che riva dal passato de lontano. Natale che passa, Natale che viene, volevo se bene, volevo se bene. Un anno che viene, un anno che va, tarilalala. Santa Nenia canta del Signore, le braccia versi croce versi core, e basalto vi sinze to fratello. Natale che passa, Natale che viene, volemo se bene, volemo se bene. Un anno che viene, un anno che va, tarilla la lera, tarilla la lera. Intorno la campagna pare smorta, ci pressi lunghi sul campo santo, nell'aria odor de pane fresco e canto, de tusi nella casa ancora assorta. Natale che passa, Natale che viene, volemo se bene, volemo se bene. Un anno che viene, qualche mese fa abbiamo intrapreso l'iniziativa con il coro di pubblicare un diario che racconta giorni, anni difficili. È il diario di Giulio Costa. È un diario che parla della sua vita durante la guerra. È un diario molto difficile da leggere, molto crudo da leggere. Racconta davvero giornate, momenti complicati, momenti al limite delle possibilità umane. E leggendo questo diario, mettendolo un po' a posto, trascrivendolo con il computer, è nata questa canzone che proprio si intitola Diario. Parte dal giorno in cui è arrivata la cartolina a Giulio. È arrivata una cartolina che lasciava poco da sorridere, lasciava davvero poche speranze per chi partiva. Erano ragazzi che avevano compiuto da poco 18 anni e erano ragazzi che venivano mandati per morire. Venivano mandati con l'idea di combattere, però il loro destino, o per la maggior parte di loro almeno, era davvero segnato. E allora in questa canzone vi cantiamo il dramma di quegli anni, il dramma e anche quella poca fortuna che Giulio ha avuto, perché ancora oggi a 96 anni può raccontarla questa storia,
racconta la storia di un uomo che si è salvato nonostante la sua nave fosse stata bombardata, nonostante le sue speranze fossero davvero appese a un pezzo di legno che galleggiava nel Mar Mediterraneo nel 1944. Diario. Rinchiuso in un vagone che parte piano piano, saluto la mia terra con gli occhi e con la mano. Non posso trattenere il pianto di un addio, e chissà quando parte resta in mano a Dio. Il resto è in mano.
grazie, grazie davvero di cuore. Lo dico adesso, il 19enne che ha fatto la parte del nostro caro Giulio è Nicolò, lui ha solo 17 anni, però era il più giovane e mi piaceva l'idea che Nicolò facesse. Poi è emozionante anche per noi cantare, perché siamo in tanti amici e parenti di Giulio, che è stato anche un nostro corista per tanti anni, è lo zio di tanti, il nonno di alcuni e il papà di Fiorenza. Vi cantiamo la nostra terra, la nostra terra di confine, come dice il titolo della canzone. Vi cantiamo i colori, il bello della nostra valle, il bello di essere qua. A volte veniamo sopraffatti magari da un po' di malinconia, veniamo sopraffatti anche da idee che non sono proprio quelle di rimanere tutta la vita a vivere a Vallarsa. Ci sono sicuramente dei pro e dei contro, però il bilancio che si fa al termine magari delle giornate più faticose o magari nei momenti di tranquillità nella propria casa riesce sempre a far quadrare quelle che sono le ragioni e i sentimenti che albergano all'interno del nostro cuore. Vallarsa, terra di confine, siamo qua abbarbicati ai piedi delle montagne, ai piedi del Monte Pasubio, della sua storia, e la cantiamo con passione davvero e con energia. Terra di confine. Terra mia,
quando arriva novembre si comincia a respirare l'inverno, si comincia a respirare e le nostre case, i nostri paesi, le nostre contrade sembrano davvero coperte da un velo di vernice. Sembra che il freddo, il ghiaccio che arriva dia una mano di vernice a tutto quello che vediamo davanti a noi. E allora in questa canzone sentirete questo quadretto, questo paesaggio invernale arrivare un po' alla volta. Partiamo dal vino e le castagne, attraversiamo il mese di novembre, si arriva al sale, la farina di Santa Lucia e poi all'esplosione del Natale. Il Natale che ci insegna che la vita deve essere vissuta al meglio, la vita è una, può essere breve, può essere lunga, non lo scegliamo noi, non dipende da noi, però l'importante è riuscire a dare il meglio per noi, il meglio per le persone che vivono a fianco a noi, quando arriva l'inverno. Vino e castagne, buio che scende, vento che taglia, luna che splende, noia e silenzio, nebbia che avvolge, giorno che spenge, mano che porge. Latte Pandoro, sale farina, Santa Lucia che s'avvicina. Questa è la vita che va veloce, noi la cantiamo ma sottovoce, mentre l'inverno qui sotto lucida e sassi nella contrada. Questa è la vita ed è una sola, noi la cantiamo a squarciagola. Mentre l'inverno qui sotto casa lucida e sassi nella contrada. Noia e silenzio, noia e silenzio, la strada, la strada, noi nella contrada. Grazie, grazie di cuore. Abbiamo deciso di dividere in due parti questo concerto, portandolo in un crescendo di energia e di ritmo. Adesso facciamo un canto di Natale, si intitola Pastori, e poi partiremo con alcuni canti ancora che eseguiremo noi da soli e poi la Veronica, per un tuffo davvero nel Natale a 360 gradi. La prossima canzone si intitola Pastori, Pastori di Beppi De Marzi. A volte mi piace presentare le canzoni che Beppi ha scritto da solo nelle parole e nella musica, sottolineando che
con molte note, con poche parole, riesce a creare delle atmosfere, dei momenti di magia, sia per chi ascolta, sia per noi che cantiamo, davvero uniche. E Pastori è una di queste, di Beppi De Marzi. Abbiamo un pastore dalla voce sottile e è il nostro Maurizio. Maurizio che ha fatto tanti concerti di Natale con il coro, però un concerto con un viaggio così breve non l'ha mai fatto. Ecco, per fare meno fatica si è trasferito a vivere a 20 metri da qua. Il nostro Maurizio. Vi cantiamo una favola che parte da parecchi decenni fa, si intitola Gli occhi di Caterina. Caterina è una donna che parte, vola verso l'Argentina per cercare una nuova vita, per cercare quello che la sua terra, quello che la sua casa non possono darle. E viene accolta a braccia aperte da un popolo che la fa sentire
una propria figlia. Viene accolta da un popolo e da delle persone che la fanno sentire a casa. E Caterina è fortunata, riesce a coltivare i propri passatempi, i propri hobby, riesce a migliorare la propria esistenza, trova un lavoro, trova tanti amici, rimane comunque una donna sola, una donna che non è da marito, come canteremo poi nella canzone. In tarda età ritorna alla propria casa d'origine e si trova lì con i suoi occhiali grossi, con il suo lavoro a maglia, con il suo cruciverba da fare, con la sua camomilla tiepida prima di andare a dormire e ripensa ad una vita davvero fortunata. Vi cantiamo la favola di Caterina, gli occhi di Caterina. Caterina, 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 fare cariani con gli occhiali, agli stessi un dito, lamentarmi a vivere sola, sola, non è donna, donna da marito, colleziona bambole di stoffa, amo il filo sempre fra le dita, mano sotto al mento ripercorre piano la sua vita. Caterina, rida, voglio pure, voglio far collare la mia amico tinte, sembra di cerchio, di sitato, case fra le mille, mille meraviglie. Nella testa di nove sorelle, brilla collo la sua catenina, piange quando pensa a Buenos Aires, alla sua Argentina. Quanta vita si nasconde dentro questo vecchio cuore, quanti occhi han visto questi occhi stanchi di parole. M'è rimasto un po' di tempo, m'è rimasta ancora un po' di luce, prima di dormire cruciverba il segno della croce. Ha dipinto quadri ad olio che ora posano sulle pareti. Nel cortile stende le lenzuola e coltiva ortensi e citramini, con la stessa cura di una madre con i suoi bambini. Quanta vita si nasconde dentro questo vecchio cuore, quante mani ha stretto queste mani prima di tremare. M'è rimasto un po' di tempo, m'è rimasto ancora un po' di voce, prima di dormire camomilla il segno della croce. Mary, m'è rimasto un po' di tempo, m'è rimasta ancora un po' di voce, prima di dormire camomilla il segno della croce. Abbiamo messo le mani nel presepio che aveva fatto la nostra mamma o che avevano fatto i nostri nonni e spostavamo le pecorelle, spostavamo i pastori. Chi ha nascosto le statuine? Chi fa i dispetti? Ecco, questa canzone parte dal presepio, parte dai bambini che ci giocano. Per loro in fondo rappresenta una novità che arriva per pochi giorni durante l'anno. E è lo spunto per cantarvi questa canzone che si intitola Cantilena. Cantilena è tante piccole cose, si parla del vischio sulla porta di casa, dell'albero di Natale, del presepio, ma anche di cose un po' più lontane nel tempo, ecco, che appartengono ai ricordi di chi la scrive, come i cilindri fatti con le carte delle arance, degli amaretti, che venivano accesi con i cerini e una volta che finivano di bruciare volavano verso l'alto. Sono ricordi e sono piccoli momenti che sfociano poi in un'allegria infinita del ritornello. La vita è una cantilena, è un brivido sulla schiena, è un torrente in piena. Dobbiamo riuscire a viverla questa vita, dobbiamo riuscire a coglierne gli aspetti migliori. Ecco, a volte
ci arrabbiamo per poco. Abbiamo avuto la fortuna con il coro di cantare una decina di giorni fa per i bambini non vedenti dell'Unione Italiana Cechi. Ecco, sono momenti che insegnano che arrabbiarsi in fondo non serve a niente, insegnano che le difficoltà sono altre. Ecco, noi cantiamo Cantilena davvero con l'auspicio che ognuno di noi riesca a cogliere il meglio dalle proprie giornate. È come una cantilena, è un brivido sulla schiena. Nadare nella festa del poveto, che fuga con le statue del presepio. Nadare nel sorriso mezzanotte, col vischio e le luci delle casote. Le farlaghine che cascano stagna, nadare nel pizzar con i cerini, le carte dei naranzi e i lumini, le nadare. E come una cantilena, la musica, 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 un brivido sulla schiena, la musica, 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 la vita corrente in piena. Grazie, siamo arrivati a un momento importante di questo concerto. Ritorna a cantare con noi, dopo quasi 7 anni, Veronica Ciurletti, ve lo anticipava il nostro presidente Daniel. Abbiamo iniziato a cantare con lei una decina d'anni fa, circa, e abbiamo sempre presentato repertori natalizi, quasi sempre. Ci siamo trovati a cantare nei giorni vicini a Natale. È così anche questa volta. Vi faremo ascoltare delle canzoni che sicuramente conoscete, delle canzoni che magari ascolterete per la prima volta. Ecco, io vi dico due parole su Veronica. Veronica, oltre alla grande passione per il canto, oltre alla grande professionalità e alla grande conoscenza, rappresenta un orgoglio per la coralità trentina, rappresenta un orgoglio perché comunque ha partecipato
come corista al coro giovanile europeo, al coro giovanile mondiale, ha partecipato a delle selezioni che l'hanno portata come unica italiana a cantare nel coro di Utah, negli Stati Uniti, a fare delle tournée in Cile, quindi non aggiungo altro, insomma, noi siamo davvero onorati di cantare assieme a lei, come anche lei deve essere onorata di cantare il coro Pasubio, altrimenti non cantiamo più. scherzo. Benvenuta Veronica, che viene con noi. Iniziamo con un pezzo che si intitola A Clare Benediction di John Rutter. John Rutter è un musicista che sta molto a cuore a Veronica, che ci ha fatto incontrare lei nel nostro percorso musicale, e iniziamo così. Buon ascolto. Grazie di cuore. E adesso Veronica entra in un brano del nostro repertorio e faremo assieme Silenzio di neve. Silenzio di neve di Marco Maiero è un canto di Natale scritto non molti anni fa, è un canto di Natale che ci presenta Betlemme davvero sotto un manto silenzioso di neve. Betlemme, questo angolo meraviglioso che ha dato alla luce il figlio dell'uomo. Silenzio di neve, Marco Maiero. Rima nel bosco un fiore di prima, gloria profuma di terra e di luna. Tace per te, me sulla
stretti alla colla paglia di sole, ecco Giuseppe e Maria. Stretti alla colla paglia di sole, ecco Giuseppe e Maria. Cantano gli angeli in cielo, già si incammina un pastore. Brilla il presepio e nasce il Redentore. Cantano gli angeli in cielo, già si incammina un pastore. Brilla il presepio e nasce il Redentore. Gloria, 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 gloria al Signore. Brilla il presepio e nasce il Redentore. Brilla nel muschio un fiore di brina, l'aria profuma di terra e di luna. Tace Betlemme sulla collina, sotto un silenzio di neve. Tace Betlemme sulla collina, sotto un silenzio di neve. Grazie, grazie davvero. Con Veronica, l'unica canzone che facciamo con la voglia di riflettere e di farvi riflettere è I bambini del mare. I bambini del mare sono un dramma quotidiano che viviamo, che entra nelle nostre case attraverso le immagini dei telegiornali, attraverso le foto dei cellulari, attraverso qualsiasi tipo di comunicazione. I bambini del mare sono creature che, se fortunate, arrivano dopo aver vissuto un dramma incredibile, che arrivano dopo aver perso praticamente tutto. Fortunate, è una gran parola, fortunate, perché vivono davvero il dramma che li segnerà per tutta la vita. Ecco. E questi bambini sulla riva del mare, che scrutano l'orizzonte dopo aver fatto un viaggio incredibile, dopo aver perso tutto, sono lì e le loro lacrime si mescolano al sale del mare, che davvero rende ancora più amaro l'orizzonte, rende ancora più amaro quello che l'umanità riesce nel 2017 ancora a creare. Ecco, non dobbiamo mai stancarci di aiutare persone in difficoltà, anche se magari si mette un po' in discussione la nostra vita, si mettono in discussione le nostre sicurezze. Ci sono creature che hanno davvero bisogno, poi ci sono anche le persone che ne approfittano, però ecco, le persone che ne approfittano non sono una cosa che riguardano noi, sarà poi qualcuno più grande di noi a giudicare. Noi cantiamo I bambini del mare, che è una meravigliosa canzone scritta negli ultimi tempi da Beppi De Marzi, la sua ultima composizione, I bambini del mare. Thank you.
grazie, grazie di cuore. Vi cantiamo In un freddo inverno, In the bleak midwinter. È una canzone, è un classico natalizio, l'hanno cantata diversi cantanti, esiste in varie versioni. Noi vi proponiamo la nostra, ecco, non ha bisogno di presentazioni. Partirà Veronica, poi il coro e poi assieme fino alla fine di questa canzone natalizia, In un freddo inverno. Thank you.
prossima canzone, per chi guarda i film di Natale e ogni anno si riguarda Mamma ho perso l'aereo, sicuramente se la ricorda. È una canzone bellissima, noi vi facciamo la versione in francese, si intitola Minuit Chrétien. È un canto che regala davvero brividi, è forse la prima canzone di Natale che abbiamo cantato con Veronica e è un canto che veramente trasmette la magia del Natale, che non ha bisogno di grandi presentazioni. In questa versione vi facciamo ascoltare Minuit Chrétien. Pensavo fossero finite le batterie del coro, ma invece ce l'abbiamo ancora. No, adesso che l'abbiamo fatta, possiamo dire che Veronica è un po' raffreddata e non era così sicura che questo si bemolle alto si sentisse. Vero che l'avete sentito questo si bemolle alto?
è davvero, come vi dicevo, una canzone bellissima. Come è altrettanto bella Christmas Lullaby, questa Nina Nanna di Natale, sempre di John Rutter. È un pezzo che riesce a trasportarci, a cullarci, proprio come dice il titolo, in questa atmosfera che viviamo, in questa atmosfera che abbiamo in queste giornate di grande gioia, di grande serenità. Christmas Lullaby. È arrivato il momento di scambiarsi un po' i ruoli. Scambiarsi i ruoli vuol dire che Veronica, da ottima pianista, viene al pianoforte e io vi canto Minuit Cretien. No, scherzo. Faremo un pezzo che lei suona al pianoforte, lo conoscete oramai, è diventato un classico delle cerimonie natalizie vallarsesi. Si intitola È Natale. Spendo solo due parole per chi ancora non sapesse come nasce questa canzone. L'idea, la melodia e la musica sono del mio primo maestro di musica, di Stefano Groth. Quest'anno avrebbe compiuto 50 anni, però sono 18 anni che la sua vita ha preso un altro percorso. Questa canzone l'aveva scritta per i suoi bambini, per cantarla, per fargliela imparare, per
per davvero testimoniare tutta la vita, tutta l'energia, tutta la voglia di musica che Stefano aveva. L'ho sentita cantare dai suoi bambini il giorno del suo saluto e mi sembrava così bella, così allegra, che fosse scritta proprio per essere cantata a Natale. E allora l'abbiamo rivestita con delle parole natalizie, abbiamo aggiunto qualche nota qua e là e è diventata È Natale. Canzone ci porta un po' avanti
siamo all'Epifania, cantiamo Los Reyes Magos. È un canto argentino, è un canto di Ariel Ramirez. Ecco, noi l'abbiamo scoperto cantandolo con Sabrina Tonelli, che ci ha accompagnati in alcuni concerti, ci ha accompagnato in alcuni concerti natalizi con il flauto traverso. Ecco, questa canzone, scritta nel 1964, è davvero una grande invasione di energia che arriva al coro, viva chi l'ascolta. Ecco, Los Reyes Magos. Llegaron ya los reyes errantes, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevará, y un poncho blanco de alpaca le hará. Siamo giunti alla fine di un concerto che speriamo vi sia piaciuto. Ecco, noi abbiamo messo grande impegno, grande voglia, abbiamo fatto diverse prove nell'ultimo mese e speriamo davvero di essere arrivati al vostro cuore, ai vostri pensieri. Ecco, prima di concludere con una canzone che
scoprirete dopo qualche nota che avete già sentito molte volte. Si intitola Hallelujah, Silent Night. Grazie ancora, buona serata, buonanotte.